Vittorio Feltri ha deciso di intervenire per dire la sua sul tremendo, tragico e assurdo omicidio di Giulia Tramontano in un articolo pubblicato su Libero. Esaminando quello che ha combinato, il primo pensiero che viene in mente è che si tratti di un idiota allo stato puro. Ma credo che questo giudizio sia troppo sbrigativo. Nella testa del ragazzo assassino probabilmente regna una confusione totale, non solo perché ha commesso un delitto scriteriato anche dal punto di vista criminale, ma soprattutto per come ha gestito l'omicidio e per il suo comportamento in generale. A una persona normale sfugge la ragione che ha ispirato il suo modo di agire. Intendiamoci, io non sono un maestro in grado di insegnare ad alcuno come si sopprime una fanciulla che non sopporti più. Tuttavia esprimo stupore anche per i contorni dell'accaduto.